È la terza partita in 7 giorni all'Adriatico Giovanni Cornacchia. C'è il Gubbio, ovvero la prima squadra che ha messo in seria difficoltà il Pescara, storia del match di andata. Sono trascorsi più di 4 mesi. L'imperativo è riscattare la deludente prestazione offerta con la Carrarese. Auteri. L'ultima partita non mi è piaciuta, mi è sembrato, e ne ho parlato anche con loro, che insomma qualche elogio possa qualcuno aver fatto pensare chissà cosa, come se avessimo vinto finale di Champions League. È mancata un po' di cattiveria, questo mi ha profondamente deluso. Loro correvano molto di più di noi, erano molto più disponibili al sacrificio, anche gli attaccanti rincorrevano tutti per 40-50 metri. Noi non abbiamo avuto tutti quanti lo stesso atteggiamento. A dire il vero sono mancate altre cose, per esempio il gioco, ma sotto questo profilo i biancazzurri non hanno mai convinto. Soprattutto è mancata l'organizzazione. Eh già, perché la fase difensiva continua ad essere il tallone d'Achille. Troppi gol subiti, 27, delle prime 10 hanno fatto peggio con 28 solo Carrarese e Ancona, che però vanta l'attacco più prolifico con 44 reti assieme a Reggiana e Modena. Spesso lungo e largo il Pescara, con tanti uomini ad accompagnare l'azione offensiva, che però spesso non viene conclusa, e allora sono dolori per chi deve difendere per mancanza di coperture preventive. Si cura assai poco il situazionale, che serve spesso a scongiurare il peggio. Auteri recupera Drudi e Cancellotti, K.O. Memushai per un problema alla caviglia, altresì indisponibile Derisio, ancora positivo al Covid. Il probabile 11 Sorrentino Trepali in difesa, prima da titolare per Gherardi, con Drudi e Ijanes schierato centro-sinistra, perché da quella parte agirà lo spauracchio Arena, brevilineo, tecnico e molto rapido. Se così fosse, panchina per Veroli a ingrosso. Sulle fasce Cancellotti, preferito a Zappella in zeta. In mezzo la doppia P, dal primo minuto Pontisso al fianco di Pompetti. Davanti Clemenza e Rauti a supporto di Ferrari. Gubbio in ripresa, fermo gran primo tempo, calo nella ripresa, ma anche il rigore della vittoria sciupato a tempo scaduto da Sarau. Ancora fuori Cittadino, Di Noia squalificato, torna a disposizione Migliorini. Uomo contro uomo, inserimento in verticale delle mezze ali, sincronismi precisi sulle catene laterali, ritmo, intensità, insomma squadra propositiva che tuttavia concede. 4-3-3, il probabile 11, Ghidotti Trepali in difesa, Formiconi, Signorini, Ridolfi e Tazer. Malaccari, vertice basso del triangolo di metà campo completato da Sainz Mazza e dall'ex Boulevard. In attacco il tridente Arena, Sarau, D'Amico. Provato anche il 4-3-1-2, Arena tra le linee, alle spalle del tandem Sarau Spalluto, potrebbe essere un'arma in corso d'opera. Del Pescara Vincenzo Torrente teme soprattutto le individualità. C'hanno giocatori che possono risolvere la partita in qualsiasi momento, come è successo all'andata. All'andata si è inventato il secondo gol a Clemenza. Cioè, quella è la differenza lì. C'hanno giocatori in attacco, alternative, che la partita possono risolvere in qualsiasi momento, al di là dei movimenti o dei numeri, delle tattiche. Poi alla fine chi decide sono sempre giocatori di qualità. Una squadra che comunque gioca a calcio, ma che basa il proprio gioco su questo aspetto fisico. Noi dovremmo essere bravi a rispondere da questo punto di vista, quindi dal punto di vista agonistico, e fare prevalere i nostri criteri e le nostre caratteristiche. Deve andare in campo un Pescara affamato e non sazio.